siamo arrivati al punto in cui il progetto AgriFood TEF si trova a dover eseguire i primi servizi per le piccole e medie imprese che hanno soluzioni di intelligenza artificiale e di robotica da sperimentare e validare direttamente in campo. Quindi ci troviamo qui nei meleti della Val di Non, dove l'obiettivo è quello di raccogliere dati da una sperimentazione che stiamo avviando come servizio TEF con una piccola media impresa di nome GeoInference, e per la quale forniamo dei servizi che li aiuteranno a migliorare le proprie soluzioni di monitoraggio dei meleti per seguire le aziende agricole nella produzione più efficiente e più sostenibile in questo contesto di mele, ma di frutti un po' più in generale. Nel progetto AgriFood TEF stiamo sviluppando un insieme di servizi che serviranno per supportare le aziende nella validazione delle loro tecnologie e delle loro soluzioni in ambito digitalizzazione dell'agricoltura. In particolare noi come FBK stiamo testando anche delle soluzioni di robotica che ci permettono di costruire, diciamo, dei modelli digitali del campo su cui dopo applicare soluzioni autonome che permetteranno poi alle aziende di validare l'efficacia delle loro soluzioni. Ci troviamo in questo momento qui a Tres, in Val di Non. Questa è una zona vocata all'innovazione. Oltre al progetto AgriFood TEF, qui stiamo allo stesso tempo svolgendo un altro interessante progetto che si chiama R3, un progetto che ha l'obiettivo per la provincia di Trento di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica in agricoltura, e che può avere una correlazione anche con i progetti AgriFood TEF, perché ottimizzando l'uso dell'acqua possiamo anche impattare sul miglioramento delle produzioni e quindi integrarci con altre soluzioni innovative. Il progetto AgriFood TEF per noi è nato da un articolo visto sulla stampa, che poi si è sviluppato appunto da un contatto appunto con FBK, appunto tramite Raffaele Giaffreda e Fabio Antonelli, e con la quale appunto abbiamo iniziato questo percorso qua, che per noi è interessante perché l'applicazione BioSmart, che è appunto per il conteggio e calibro delle mele in tempo reale posizionato sul trattore, ci consente appunto, grazie a questi servizi, di testare la nostra soluzione e avere anche riscontro poi da appunto la fondazione, anche ad un MAC, magari con le calibratrici, il risultato rilevato da noi e quello che viene rilevato appunto dall'azienda, in modo tale da confrontare i dati e avere dei test affidabili.